Andiamo al messaggio che parla delle prove. Perché le prove sono necessarie? E lo so che tanti di voi fratelli scrivete a volte scoraggiati, tristi, ma questa prova quando finirà e perché deve esistere? Perché Dio deve provarmi? Io amo Dio, Lui lo sa che lo amo. Perché dobbiamo attraversare una battaglia dopo l'altra, tante prove? A volte ci scoraggiamo, rimaniamo senza forze, vorremmo solo un po' di tranquillità. Perché, fratello Giuseppe, dobbiamo attraversare tante prove? Perché non è sufficiente attraversare una, dimostrare che amiamo Dio e poi tutta la vita riposarci un po'? Evidentemente non siamo a quel livello. A qual livello? Siamo peccatori che abbiamo bisogno di continua correzione da parte del Signore. Oh. Il più grande uomo di Dio mai esistito, fino alla fine dovette ricevere correzione. Come per esempio chi? Davide. Davide, vediamo alla fine di Seconda Samuele, lui decide di andare a numerare, contare il popolo che è proibito. È una grande catastrofe si abbatté su Gerusalemme. Evidentemente e Davide era uno dei più grandi, però dovette fino alla fine ricevere grandi correzioni. Andiamo a Numeri 14. Ok, Numeri 14. 34. Porterete? Porterete la pena delle vostre iniquità per 40 anni. Numeri 14, 34. Di qui Dio dice a Israele che i prossimi 40 anni sarà per portare le loro iniquità. Deuteronomio 8, 14 a 16. Cioè una prova lunga di 40 anni? Così dice. Wow. Perché è necessario così lunga? Perché non solo un mese? Perché il loro peccato era molto grande, non poteva essere spurgato solamente schioccando le dita. Ci è voluto 40 anni fino alla morte. Dovettero persino anche morire quelli sopra i 20 anni. Deuteronomio 8, 14 a 16. 14 a 16. Che il tuo cuore si insuperbisca e tu dimentichi il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ti ha condotto attraverso questo grande e terribile deserto, pieno di serpenti velenosi e di scorpioni, terra arida, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna, che i tuoi padri non avevano mai conosciuta, per umiliarti e per provarti, per farti alla fine del bene. Deuteronomio 8, 14 a 16. Ecco, questa è la risposta a quello che tu chiedevi, perché alla fine il Signore vuole farci del bene. Le prove sono perché Lui ci ama. Non vogliamo arrivare in cielo e scoprire che non c'è eredità per noi. Scoprire che siamo Laodicea. Allora il Signore ci prova qui. Poi naturalmente sembra che la maggioranza delle chiese non gli interessa. Allora sono Laodicea e sono contenti di esserlo. Mica vogliono ascoltare gli uomini di Dio che dicono loro: pentitevi, cambiate, tornate al Signore, tornate ai comandamenti di Cristo, tornate alla legge di Cristo. Legge, noi siamo sotto la grazia, solamente se obbedisci ai comandamenti di Cristo, altrimenti non c'è grazia. Quando in questa scrittura vediamo che Dio mette Israele alla prova di proposito, e non solo Israele, ma Dio fa lo stesso con noi. Perché no? Perché non dovrebbe? Gesù stesso fu condotto di proposito per essere tentato. Luca 4:1. Luca 4:1. Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, dove era tentato dal diavolo. Luca 4:1. Quindi fu lo Spirito Santo che condusse Gesù ad essere tentato dal diavolo.
perché Dio ha dovuto provare Gesù, che sapeva che è suo figlio, che ha lo Spirito di Dio, che è Dio? Ma Gesù nello Spirito Santo è perfetto, non ha bisogno di essere provato. Allora però perché? Il figlio dell'uomo, il figlio di Maria, è totalmente uomo, totalmente carne, e lo vediamo nel Getsemani che chiede a Dio di togliere la prova. Ah, quindi Dio ha provato la sua parte umana? Doveva provarla la parte umana. Ora non so se possiamo scontarlo e dire vabbè, è stato provato per noi. Non esattamente, perché nel Getsemani la prova era la sua. Infatti chiese a Dio di togliere questo calice davanti. Va bene? Sì. Guarda, c'è chi si scoraggia davanti alle difficoltà, davanti alle prove che Dio ci mette davanti. È una cosa che tutti i soldati, senza eccezione, devono essere provati per il tempo sufficiente, e se non vogliono essere sconfitti alla prima battaglia. È una falsa dottrina di certe chiese che Dio non vuole che abbiamo difficoltà, sacrifici, battaglie. Il soldato che non si addestra a superare lotte, paure, avversità, non vincerà mai il nemico, ma butterà il fucile e scapperà un disertore. E allora Dio non solo ci mette alla prova, ma attraverso tante piccole prove, come una scala, come tanti scalini, una piccola prova dopo un'altra, che crescono le prove, per portarci alla prova finale che siamo pronti. Dio vede che finalmente siamo pronti a non rinnegare Cristo, a non rinnegare la nostra salvezza, la nostra fede, a non commettere suicidio spirituale. Dio vede che siamo pronti. E allora ci mette davanti il nostro Getsemani. E per grazia di Dio lo superiamo. Amen. Grazie, Signore. E allora anche noi dobbiamo essere provati. Come Gesù ha detto alla chiesa di Smirne, Apocalisse 2. Sì. 10. Apocalisse 2, 10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla fine, e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2, 10. Gloria a Dio. Questa era una buona chiesa. Non c'erano grandi rimproveri qui. Però, disse, sta per venire la prova. Prima di vendere una macchina, la fabbrica mette il motore in moto, fanno un giro, provano tutti i freni, le luci, la provano. Guarda, molte sono le false dottrine cosiddette della supergrazia oggi, secondo le quali Dio ci vuole solo ricchi, felici, ricchi sfondati, punto e basta. Falso. Perché è vero che Dio ci vuole felici e ricchi e pieni di soldi, ma per arrivarci, non dico avere tanti soldi, che è una cosa non importante, ma ad avere il necessario. È necessario di passare attraverso i comandamenti di Gesù e non le sciocchezze che certi predicatori imbroglioni, venditori di libri, cosiddetti cristiani, che molti di questi libri è tutto fumo negli occhi. Guarda, anche la chiesa migliore dell'Apocalisse, la Filadelfia, Apocalisse capitolo 3, verso 7. Sì. La chiesa migliore, la sola nell'Apocalisse che superò la prova. Anche quella chiesa fu messa alla prova. Vediamo capitolo 3? Sì, Apocalisse 3. Ecco, verso 8. 8. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Apocalisse 3, 8.
Allora. E questo è incoraggiante perché non dice che sei forte, sei sempre in fede, con tanta fiducia. No, dice anche se hai poche forze, se tu servi la parola, rimani fedele, il Signore capisce. Oggi molti predicatori danno per scontato che qualunque sia la loro chiesa, automaticamente fa parte di Filadelfia. Sì, sì, verso sì. 10, leggilo. Verso 10 dice: siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Apocalisse 3:10. Ecco, dice: siccome ho osservato la mia costanza, ossia è stata messa alla prova e l'ha superata. Sì. Però oggi ci sono falsi predicatori che non hanno superato nessuna prova consistente. È vero. Ma automaticamente è logico. La promessa è per loro. È logico che tutte le promesse sono per loro. Uh-huh. Quello che non è per loro sono i doveri. Sì. Assolutamente sbagliato. Sì, sì, sì. Come il mondo oggi del diavolo, che tutti i diritti e niente doveri. Sì. Quando Giovanni scrisse questo libro, l'Apocalisse, era circa il 90 d.C. C'era un imperatore a Roma che si chiamava Domiziano, un indiavolato che fece buttare Giovanni nell'olio bollente. Ma siccome Dio se lo era già riservata Giovanni per ricevere la profezia dell'Apocalisse, Giovanni, con grande shock dei friggitori, ne uscì illeso. L'imperatore, umiliato nel più grande silenzio stampa, lo esilia allora in una remota isola dell'impero, l'isola di Patmos, dove lo trattano apparentemente con dovuti riguardi. Dopotutto questo ha il potere di non friggere, non è mica uno normale, è meglio non scherzare prima che ti manda qualche accidente. Lo trattano con i riguardi, perché uno che ha questi poteri magici, chi lo sa, meglio andare prudenti. È vero. Poteva essere un semidio. Su Patmos Dio gli dà la più grande, scioccante profezia di tutta la Bibbia, di tutti i tempi, la profezia dell'Apocalisse, 22 capitoli. Le persecuzioni di Domiziano sono considerate da molti storici le più terribili di sempre. Le prove e persecuzioni che Gesù si riferisce e che la Chiesa di Filadelfia ha superato, si riferiscono quindi a quelle sotto di questo terribile imperatore. Filadelfia non fu quindi benedetta da una dea bendata, ma fu provata come tutte le chiese. Matteo 10. Sì. Verso 22. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Matteo 10, 22. Giovanni 16. Giovanni 16. 33. Vi ho dette queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Giovanni 16, 33. Quindi non è che dice: cari miei, avete superato tutte le prove, tutte le chiese hanno superato tutte le prove, e allora io ti proteggerò dalle persecuzioni che vengono, Apocalisse 3:10. Niente affatto. Quella promessa è solamente per una chiesa su sette, e guarda caso la chiesa che aveva superato tutte le prove. Quindi questi predicatori che si autoproclamano noi siamo come Filadelfia sono bugiardi. Hai superato le prove di Filadelfia. E allora il problema è che questi falsi profeti, che sono a corto di fantasia, usano sempre le stesse bugie. Lo vediamo in Geremia 14. Geremia 14? 13 a 16. 13. Allora io dissi:
Ah, Signore Dio, ecco, i profeti dicono loro: voi non vedrete la spada né avrete mai la fame. 14. Il Signore mi disse: quei profeti profetizzano menzogne nel mio nome. Io non li ho mandati, non ho dato loro nessun ordine e non ho parlato loro. Le profezie che vi fanno sono visioni menzognere, divinazione, vanità, imposture del proprio cuore. Perciò così parla il Signore riguardo ai profeti che profetizzano nel mio nome, sebbene io non li abbia mandati. Quei profeti saranno consumati dalla spada e dalla fame, e quelli ai quali essi profetizzano saranno gettati per le vie di Gerusalemme morti di fame e di spada, essi, le loro mogli, i loro figli e le loro figlie. Ne vi sarà chi dia loro sepoltura, riverserò su di loro la loro malvagità. Geremia 14, 13 a 16. Gloria a Dio. E nessuna chiesa deve dire: noi siamo la Filadelfia. Nessuno lo può dire. Io non posso dirlo. Noi non possiamo dirlo. Solo Dio giudica chi è come Filadelfia. E chi è Filadelfia? Cioè, come posso assicurarmi che io faccio parte della Filadelfia, che non è un gruppo fisico di persone, ma è una categoria spirituale? È la sposa, questo qui rappresenta la sposa di Cristo. Tu dici: come posso assicurarmi? Sì, che tipo di prove devo attraversare? Non puoi assicurarti, perché il giudizio non è ancora venuto. Il giudizio dalla Chiesa sarà secondo Corinzi 5, 10. Il giudizio dalla Chiesa di Cristo. Perché i cristiani avranno due direzioni, Daniele 12, 2 e 3. Matteo 25, le veci con olio e senza olio, due direzioni. E che questi predicatori non conoscono la Bibbia, sono, con tutto rispetto, lo dico, ignoranti. Non la conoscono. Non è vero che tutti i cristiani sono Apocalisse 3:10. È assolutamente falso. E allora, Signore, ci aiuti. Nessuno, né io né nessuno, può dire: noi siamo quelli di Apocalisse 3:10. Però qui vediamo che Geremia 14:16 dice che addirittura coloro i quali ascoltano questi falsi profeti saranno puniti come i falsi profeti. Sì. Lo potranno dire come i nazisti a Norimberga, che dissero: noi ubbidivamo solo agli ordini, e furono impiccati lo stesso. Guarda, andiamo a Giovanni 10, che c'è qualche scrittura lì, perché le pecorelle, cioè quelle che hanno gli occhi su Gesù, grazie a Dio, sanno o dovrebbero sapere come discernere i veri pastori dai mercenari e la voce del grande pastore. È importante che impariamo per non finire sotto il controllo di qualche mercenario che vende libri. Giovanni 10, andiamo verso 3. Egli chiama le proprie pecore. Egli chiama le proprie pecore per nome. Per nome. Il 4. Le pecore. Le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. 5. Ma un estraneo non lo seguiranno. Non lo seguiranno. Va bene, perché Dio dice che lui punirà anche quelli che falsi profeti li seguono. Però dice che, Gesù dice, un estraneo le pecorelle di Gesù non lo seguiranno. E allora perché la maggioranza delle chiese stanno seguendo falsi profeti? Perché non sono la sposa di Cristo. Non hanno sviluppato il senso del discernimento. Ma andiamo a 14. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me. Conoscono me. A 24. I giudei gli dissero: Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente. Ecco, quindi i giudei dicevano: beh, se sei Cristo, diccelo. Ma tanto non ci credevano. E Gesù rispose loro. Ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non credete perché non siete delle mie pecore.
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco. Ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna. E non periranno mai. E nessuno li rapirà dalla mia mano. Questo Giovanni 10 da 1 a 25. No, a 28. A 28. A 28. E qui queste scritture 27 e 28 ci parlano di cosa? Ci parlano molto della sposa di Cristo. Io le conosco, mi seguono, do loro la vita eterna, non periranno mai. Nessuno le rapirà dalla mia mano. Questo può essere solo la sposa di Cristo. A quel tempo, quando Gesù parlava in Giovanni 10, la rivelazione della sposa di Cristo non era ancora molto chiara. Si sarebbe schiarita molto. Sì, Matteo 25, certamente anche l'Apocalisse spiega moltissimo la sposa di Cristo. Matteo 25, le vergini con olio e senza olio, profetizzato a Daniele 12, 2 e 3. La Chiesa sposa, verso 3, e la Chiesa della vergogna, Laodicea, verso 2. Apocalisse dal 7 fino alla fine del capitolo, 3-7. Fino alla fine rivediamo Filadelfia e poi vediamo Laodicea. Quindi questi qua che vi dicono, noi siamo, sono imbroglioni. Io, frate Giuseppe, non posso dire che la mia chiesa, noi siamo, Apocalisse 3-10, siamo Filadelfia. Io non posso dirlo. Sì, perché solo Dio può giudicare chi è. Il giudizio non c'è stato ancora. Sì, sì, sì. Puoi ancora rinnegare Gesù l'ultimo giorno. Puoi ancora diventare un Giuda, quasi più o meno. Però tu puoi fare la tua parte per assicurarti che hai dato tutto a Gesù e che... perché speri di diventare la sposa. Poi Dio deciderà. Ma io credo che nel nostro cuore noi sappiamo se stiamo camminando nel sentiero della sposa. Noi sappiamo. Io nel mio cuore so se amo mia moglie veramente con tutto il cuore. Mia moglie sa se mi ama con tutto il cuore o se quando sono lì a abbracciarla pensa a quell'altro uomo là. Sì. Lei lo sa. I cristiani sanno se quando stanno lodando Dio vanno avanti a mezza forza o a tutta forza. E poi lo possono scoprire chiunque. In che modo? Dai frutti. Sì. I frutti e le opere in Cristo mostrano se siamo Laodicea o Filadelfia. Non le chiacchiere, non le prediche, non i libri americani. Sì. Che sono pieni di fumo e niente arrosto. Però le prove per diventare Filadelfia, abbiamo capito che tutti dobbiamo attraversare delle prove, però le prove, this is the trick, le prove sono diverse per ciascuno di noi. Cioè io potrei guardare la tua vita, Giuseppe, imparare tutto quello che tu hai attraversato, come hai vinto, come hai affrontato, assì che quando il mio turno viene, ripeto anche io quello che tu hai fatto e vinco. Però non è così. A me Dio prepara altro tipo di prove. Adatte a me, alla mia fede, e devo superare le mie prove. Non posso copiare nessuno. Sì, però in un certo senso tutti dobbiamo superare, grosso modo, la stessa prova. Quale? Vincere il diavolo, vincere l'egoismo, non trovare scuse. Su non trovare scuse, guarda, andiamo a Luca 14, che lì ci sono un mucchio di scusatori lì. Apriamo il cuore al fatto che dobbiamo passare per delle prove. Abbracciamo la croce di Gesù, fratelli. Amen. Abbracciamo le sue sofferenze. Facciamo le nostre. Dio ci chiama alla guerra contro il diavolo, i suoi demoni. Ci chiama ad abbandonare tutto per dare il Vangelo ai perduti, per raggiungerli. Andiamo qui che c'è la Chiesa degli scusatori. Qual è la Chiesa degli scusatori? Scusatori. Quelli che hanno tutte le perfette scuse per non servire il Signore, non andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo, non andare di porta in porta, di strada in strada,
Quella roba per i mormoni, testimone di Geova, quella era roba dei discepoli, degli apostoli, della prima chiesa. Allora, ce l'hai Luca 14, Sì. da 18 a 24. Qui c'è la chiesa degli scusatori, quelli che si scusano. Luca 14, 18. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Hai capito? Lo scusatore numero Il primo gli disse: uno. Ho comprato un campo. E ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego, Ti prego di scusarmi. scusami. E un altro? Un altro disse: Ho comprato 5 paia di buoi e Vado a vado a provarli. provarli. Ti Ti prego di prego. scusarmi. Un altro disse: Ho preso moglie e perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: Vai presto per le piazze e per le vie delle città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi. Poi il servo disse: Signore, si è fatto come hai comandato e c'è ancora posto. Il Signore disse al servo: Vai Vai fuori per le per le strade e strade, lungo le siepi e lungo le siepi, costringili ad entrare, costringili, perché la mia casa sia piena. Perciò perché io io ti vi dico dico, che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà assaggerà la la mia mia cena. cena. Luca 14, 18 a 24. Caspita, oh, qua dice costringili. Incredibile. Com'è che li costringi? Con l'amore. Non abbibbiate in testa. Abbiamo parlato nel corso biblico. Il terzo passo, e correggimi Angelo, il terzo passo è dove insegna Il l'evangelizzazione. quarto. Perdona. Sto invecchiando qui, la mia memoria. Il quarto passo, meno male che questo corso biblico l'ho fatto quando ero più giovane. Chissà se sarei riuscito oggi. Allora, il quarto passo insegna ad evangelizzare. Li ho messo insieme 40 anni di imparare di piccolo missionario nelle strade, 40 anni di capitomboli, di cadute, di sbagli, 40 anni di fallimenti, 40 anni di essere buono a nulla, 40 anni di evangelizzazione. Ma sono sempre stato un missionario piccolino, non sono mai contato molto. Sempre guardato dall'alto in basso. E allora, per questo che sono un po' pratico dal basso, sono molto pratico dal basso, che praticamente mi sono passato 40 anni nel basso, nelle strade, la piccola prostituta qui, l'ateo di là, la strega di qua, e evangelizzare le persone una ad una. Ogni persona che ho evangelizzato è stata la scuola religiosa, è stato il mio diploma della scuola biblica, perché ogni volta che evangelizzavo una persona, a volte era un fallimento, non riuscivo a guidarla alla salvezza, poi mi fermavo e dicevo: Gesù, cos'è che ho sbagliato? E allora la prossima persona non dovevo rifare gli sbagli. E Amen, sì. Grazie, il Signore mi aiutava. Gloria, gloria a Dio. Signore. Come quando Amen. abbiamo incontrato te 20 anni fa, Angela. Che Sì. pecorella che eri e che sei. Oh, che Dio mi aiuti. Ricordi che ti abbiamo trovato in quel music pub pieno di fumo, Sì, mi ricordo. marijuana, Come no? birre. Però una cosa importante che sto imparando nella mia vita cristiana è che sì, devo passare le prove, però non solo, dipende anche come le passo, cioè l'atteggiamento durante le prove. Perché spesso vedo nelle chiese persone cristiane che amano Dio con tutto il cuore, sincere, no problem, però hanno un atteggiamento così triste, abbattuti. Sembrano più santi se non sorridono, non lo so, sembrano sempre giù, anche se dicono che Dio e confidano in Dio, però si sfigurano la faccia, cioè per sembrare più religiosi. E quello a me, pensavo che è la cosa giusta, però mentre leggo la Bibbia vedo che
No, la Bibbia dice Matteo 6, quando tu, when you fast, wash your face. Quando digiuni, wash your face. Lavati, profumati. Anoint your head, so people don't know you're fasting. Ungi il tuo capo con olio, così che la gente non sa che stai digiunando. È una cosa tra te e Dio, quindi questo aspetto religioso, allora è giusto o non è giusto? È importante anche l'atteggiamento che abbiamo durante la prova. È vero, guarda, andiamo a Giovanni 15. Tu c'hai la foto che ti ho dato lì? Sì, ce l'ho la foto, c'è sì. La foto. Guarda, vuoi leggermi la foto? Sì. Ho messo delle citazioni. La foto, che la vedete anche sulla pagina radio, dice depressioni, scoraggiamenti, crisi, crollo mentale. La gioia del Signore è la tua forza. Amen. Poi c'è una ragazza che sembra triste, depressa, e pensa, perché ho così tante liti? Perché nessuno mi ama e mi sento tanto depressa? Perché Dio non mi aiuta? Poi c'è un uomo che sta camminando in un tunnel, o dove? Sì, lungo una ferrovia. Ah, ok. Un'immagine sbiadita, sembra che sta camminando nel tempo, nei suoi ricordi. Anche lui ha battuto e pensa, sono stanco, Dio, dove sei? Sì, e Gesù cosa dice? Nel mezzo ma c'è Gesù in mezzo, molto inviting. Che sta invitando. Che dice, io sto alla porta e busso, se qualcuno ode la mia voce. Bellissimo. Alleluia. Un Gesù sorridente, amorevole. Quindi quando siamo stanchi, quando non siamo arrivati alla fine di noi stessi, se smettiamo di agitarci, se ci sintonizziamo con lo Spirito Santo, sentiremo quel soave soffice bussare. Amen. E Gesù, lo Spirito Santo, che vogliono entrare in noi e portarci la sua gioia. Grazie, la sua benedizione, Signore. La sua guarigione fisica o spirituale, o tutte e due. Andiamo a Giovanni 15. Sì. Verso sì. 11. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Giovanni 15, 11. Gloria a Dio. Dio vuole che abbiamo la sua gioia. Non vuole che siamo tristi, depressi, come certe religioni. È come in mezzo a una prova. Per esempio adesso qui in casa abbiamo avuto questa malattia, con dolori, tosse. Come fai a essere sempre gioioso? Come fai? È una decisione. Infatti è quello che tutti stanno cercando di fare qua. Tutti si sono ammalati praticamente. E tutti stanno lodando il Signore. Infatti una cosa che mi ha sempre colpita è Jasmine. Jasmine da quando era piccola, ogni volta che aveva raffreddore, se entravi nella sua stanza, lei era in letto, in pigiama, assudata, tossendo, però ogni volta che ti guardava, un sorriso immenso. È così un esempio, ma questo da anni e anni. Ogni volta che la vedi, quando è ammalata, lei sempre ha un sorriso brillante che ti illumina il cuore. È un esempio immenso, perché lo so che soffre, però non mostra. Gloria e Signore. Ti incoraggia a te, che tu stai bene. Gloria al Signore. I nostri bambini sono il nostro esempio. Se la nostra Letizia non è completa, non è per colpa di Dio, ma solo nostra. Già nel Vecchio Testamento vediamo che Dio ha cercato di insegnare al suo popolo che Lui è un Dio di gioia. Geremia 32. Geremia 32? 41. 41. Metterò la mia gioia nel far loro del bene e li pianterò in questo paese con fedeltà, con tutto il mio cuore, con tutta l'anima mia. Geremia 32, 41. E allora Geremia è uno che profetizzava sempre disgrazie, punizioni, arriva a Babilonia e vi distruggeranno tutti. Però ogni tanto diceva, ecco, c'è la speranza di Dio, metterò la mia gioia, dice il Signore, nel fare loro del bene. Quindi non solo mandare Babilonia e distruggere per via dei loro peccati, e li pianterò in questo paese. Andiamo a Sofonia, capitolo 3. Sofonia 3? 17. Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua.
si acquetterà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida di gioia. Alleluia. Sofonia 3:17. Alleluia, alleluia. Il religionismo non è un messaggio, è un'imitazione della cosa vera. Il quadro vero è la Bibbia. Il religionismo è l'imitazione. Il religionismo è solo legalismo, tristezza, noia, monotonia. Il contrario della gioia di Gesù. Andiamo, fratelli, a vincere il mondo con la felicità e l'allegrezza di Gesù. Mostriamo ai perduti la vera faccia del nostro Dio, che è quella di Gesù. Il nostro Dio è diverso da quello religioso. Gesù parlò del Padre Celeste ai religiosi del suo tempo e disse loro, Giovanni 8, sì. 55. E non l'avete conosciuto, ma io lo conosco. E se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Giovanni 8:55. Giovanni 16. Sì. Verso 3. Faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Giovanni 16:3. Capito perché manca la gioia, manca lo spirito. Perché non conosciamo Dio? Manca l'allegrezza, manca tutto. Non conoscono Dio. Wow, sai che in mezzo alle prove, anche quando è molto duro, se tu metti la gioia del Signore nel tuo cuore e sorridi anche se non te la senti, la prova diventa più facile, la croce diventa più facile. È vero, è vero. Anche i dottori dicono che uno che c'è un atteggiamento positivo guarisce prima. E anche dicono che non si ammala. Le ulcere vengono per atteggiamento negativo, sì, nervoso, tensione. Diceva Neemia sulla gioia di Dio, Neemia 8, sì. 9 e 10. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che insegnavano, dissero a tutto il popolo, questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio, non siate tristi e non piangete. Tutto il popolo infatti piangeva, ascoltando le parole della legge. Poi Neemia disse loro, andate, mangiate cibi grassi e bevete bevande dolci e mandate delle porzioni a quelli che non hanno preparato nulla per loro, perché questo giorno è consacrato al nostro Signore. Non siate tristi. Non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Neemia 8, 9 e 10. Gloria al Signore. Certamente vi è anche il tempo di pentirci dai peccati, come vediamo qui in Neemia, ed anche di piangere come nel Getsemani, ma non possiamo addormentarci in qualche valle di lacrime, autocommiserazione, perché sono cose autodistruttive, su quelle cose sono l'eccezione. Stiamo attenti a non andare in giro a cercare solo spalle su cui piangere. E che ci possiamo consolare, perché quella è la via della fossa, una fossa profonda. Chi lo fa è solo a scopo di egoismo, scaricare sugli altri i propri problemi, invece che di scaricarli su Gesù in preghiera. Quando Gesù non ce la faceva più, quando la sua croce divenne troppo pesante, e non riuscivo più a portarla, cosa fece? Andò a piangere e lamentarsi che il Padre non lo aiutava. No, chiese loro solo di pregare insieme a lui per un'ora, neanche per tutta la notte, solo un'ora. E il Padre non lo lasciò deluso e neanche lascerà a noi. Amen. Andiamo a Luca 22. Luca 22? 42 a 46. Ah, questo quello che hai citato prima su Getsemani? Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo, ed essendo in agonia,
egli pregava ancora più intensamente e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. E dopo aver pregato, si alzò, andò dai discepoli e li trovò addormentati per la tristezza e disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, affinché non entriate in tentazione». Luca 22, 42 a 46. Grazie, Signore. E anche noi, fratelli, mai scoraggiarci, fratelli. Il nostro meraviglioso Padre non ci lascerà senza aiuto. Ci sarà chi dirà: ma io non ho fede. Non ho la fede di Gesù. Guarda, io ho perso il conto degli angeli, la protezione, i miracoli che Dio ha fatto per mantenermi in vita e protetto nella mia vita di piccolo missionario, senza che io nemmeno avessi neanche pregato in modo specifico. La benedizione semplicemente si materializzava, come dice Isaia 65:24, prima che pregheranno io risponderò. Solo dopo il miracolo, dopo l'assistenza, dopo l'aiuto di Dio, mi sono reso conto: quello è stato Dio. Dio fa dipendere da noi solo quelle cose che sono a nostra portata. Fratello, sorella, se hai votato la tua vita a Gesù e se sei nato di nuovo, sicuramente l'hai fatto o avresti dovuto farlo. Se lo hai fatto, stai tranquillo, i suoi angeli, la sua grazia e protezione sono tutti intorno a te. Certo che devi pregare, ma la parola anche ti dice, Romani 8, sì. 26. 8:26. Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede Egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Romani 8:26. Com'è bello questo. Lo Spirito Santo viene e ti aiuta in mezzo a una prova. Quando non puoi neanche pregare a volte, sei così scoraggiato, sei così giù moralmente, non riesci neanche a pregare con parole giuste. Però lo Spirito è lì, viene e ti sostiene. Non sei mai solo. E allora, fratelli, non sappiamo pregare come si conviene, dice Paolo, ma lo Spirito intercede Egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Quando non sai come pregare, fratello, prega in lingue. La Bibbia la chiama il rinfresco. Le lingue sono un rinfresco. Non devi neanche pensare e il diavolo non sa cosa stai dicendo. E allora dobbiamo pregare al nostro meglio. Se facendo del nostro meglio la nostra fede non basta, rimaniamo tranquilli, fratelli. Salmo 34 è scritto. 7. Salmo 34, 7. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Salmo 34, 7. Se la nostra fede non basta, fratelli, io dicevo, ho perso il conto della volta che Dio ha risposto prima che io pregassi, perché Dio conosce il nostro cuore, Lui sa che in un modo o nell'altro noi cercheremo Lui, lo sposo. L'angelo di Dio non può proteggerci solo quando noi, sapendo la via giusta, conoscendola, scegliamo quella sbagliata. E allora Dio non potrà benedire la nostra disobbedienza deliberata. L'angelo di Dio non ci può proteggere quando scegliamo il male. Potendo scegliere il bene, scegliamo il male. Amen. Non c'è protezione di Dio lì. Per questo che Dio non ha potuto aiutare Adamo ed Eva, Caino e tutta la disubbidiente, mormorante Israele nel deserto. Non perché la loro fede non bastava, ma è stata per via della loro criminale disubbidienza consapevole
e di proposito. Per questo a volte Dio sembra che non ci stia aiutando, ma se guardiamo nel nostro cuore, vedremo che c'è sempre qualche tipo di disubbidienza da parte nostra. Qualunque cosa, forse stiamo mormorando o maltrattando delle persone, o siamo egoisti, o litighiamo, o non siamo fedeli al nostro dovere davanti al Signore, studi della parola, memorizzare, ripassare scritture, andare a evangelizzare, il nostro dovere. Oppure abbiamo perso il nostro primo amore per il nostro sposo. Vedi Apocalisse 2:1. O abbiamo perso di mettere il Signore al primo posto. Abbiamo sostituito la nostra comunione giornaliera con Gesù, con un legalismo religioso, preghiere vuote ripetute come pappagalli e via così. Io ho conosciuto delle persone che vivevano solo per lamentarsi e spero di non essere tra questi. Cercare sempre spalle sulle quali piangere e mormorare. E prima o poi, purtroppo, si ritrovano sempre da soli, perché Eh sì. qualcuno si è stancato di portare le loro croci. Mi vengono in mente delle persone adesso della nostra Chiesa che si comportano così. Voi sapete chi siete, fratelli. Smettetela, state dando fastidio alle persone intorno. Ma tutti amano la compagnia di un figlio di Dio che è sempre pronto a incoraggiare, edificare, aiutare, a perdonare, È vero, sì. Certo. offrire l'altra guancia, ad essere come Ispirante. Gesù. Perché Amen. c'è gente che si meraviglia perché non ho amici, ma anche nel mondo, in mezzo agli atei. Se tu sei egoista, li perdi tutti, eh. Se pensi solo a te, perdi tutti gli amici anche nel mondo. È vero, sì. Però anche nel mondo, se invece cammini in amore, in amicizia, in sincerità, la gente sarà capra, saranno atei, ma non sono stupidi. Sanno che ha dei valori che loro vogliono. Però se trattiamo le persone intorno a noi come dei nostri clienti, vacche da mungere, prima o poi sicuramente ci molleranno, garantito. Perché così è anche scritto. Andiamo a Seconda Tessalonicesi 3. Secondo Tessalonicesi 3. Sì. 9 a 12. Non che non ne avessimo il diritto, ma abbiamo voluto darvi noi stessi come esempio perché ci imitaste. Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Difatti, sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Ordiniamo a quei tali e li esortiamo nel nome del Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane, lavorando tranquillamente. Secondo Tessalonicesi 3, 9 a 12. A volte ci scrivono persone che anche appartengono ad altre chiese e dicono: il mio pastore non viene a visitarmi, il mio pastore non mi ama, il mio pastore non mi aiuta, Sì. mi serve di tutto, cominciare dai soldi. Ma la chiesa non è una vacca da mungere. Scusa, no, pastore non ha il dovere di venire a visitarti. Quante persone Gesù è andato a visitare? Non so, Lazzaro, Maria, Marta, un'eccezione. Cioè, è la gente che deve andare al tempio, non il tempio dalla gente. Sì, Gesù andava sui monti e la gente veniva a lui per ascoltare il messaggio. E io gli scrivo a questa gente e dice: ma sai, il pastore che ha, per esempio, un sacco di pecore, come fa ad andare a visitarle tutte? Sì, è vero. Questo si usa quando tra parenti.
Io sono venuto da te 3 mesi fa, adesso è il tuo turno. Ma Ah, sì. una chiesa non è così. Tu vai al tempio, porti le tue decime, porti l'offerta, l'animale da sacrificare. Qualunque chiesa, qualunque tempio, qualunque chiesa vera, sincera. E non è che dici, beh, adesso pastore, io ho portato l'agnello da sacrificare, la prossima visita aspetta a te. Ti aspetto a casa mia, faccio la spaghettina. Non è così la storia. Va bene? Amen. Il Sì. pastore non ha il dovere di venire a visitarti. Sei tu che andrai a visitare il pastore, la chiesa. Non parla della mia. Un pochino anche la mia, ma rispondo a questi fratelli di altre chiese che criticano i loro pastori perché non li vanno a visitare. Non è quello, non è il dovere del pastore. Come fa il pastore? Credo che prima o poi tutti abbiamo fatto di questi sbagli, nessun problema, ci caschiamo tutti. Dio ci perdona se ci pentiamo, confessiamo, se cambiamo rotta, cominciamo a portare il nostro peso e non ci buttiamo a catafascio sulle spalle di qualcuno. E al più presto dobbiamo tornare a riprendere la nostra croce, che forse avevamo messo sulle spalle di qualcuno a noi vicino, che forse era già fin troppo carico. Il Signore ci chiama ad aiutare gli altri, non a buttarci a peso morto, Amen. trasportateci perché tu mi devi amare, no, questo è egoismo. Ogni volta che mormoriamo contro qualcuno o ci lamentiamo perché vorremmo essere trattati meglio, stiamo indebitamente scaricando la nostra croce sulle spalle di qualcuno. O ci aspettiamo che sempre ci aiutino. Abbiamo sentito di situazioni dove le persone chiedono dei demand. Esigono. Esigono aiuti anche finanziari perché io faccio parte di una chiesa, perché i fratelli della chiesa non mi danno dei soldi, perché ho bisogno di soldi. Non puoi esigere. Se l'aiuto viene, lode a Dio, se non viene, tu porti la tua croce con gioia e la tua prova che tu devi superare, nessuno deve superarla per te. Se qualcuno ti aiuta è un bacio da Gesù, però non devi Ma non esigere puoi questo. contarci che uno deve No, darti soldi. no. Tu porti il tuo peso, vai a lavorare e ti sostieni. E Sì. sostieni la Chiesa se Amen. vuoi farne parte. Sì. La nostra croce è solo nostra. E attenzione a non barare, perché potremmo ritrovarci da soli e senza amici. Voi sapete chi siete, non mi costringete a fare nomi. Purtroppo avviene in tante chiese questa storia. Viviamo in un mondo egoista. Noi vediamo in Atti capitolo 2, Atti capitolo 4, che i fratelli andavano dagli apostoli e portavano il loro aiuto. Noi non venivano a bussare, sono venuto a raccogliere. Non è così la cosa. Hai sbagliato, ti serve non una chiesa, una mucca da mungere. E allora cerchiamo di essere come Gesù. Prima Amen. o poi ci sarà qualche conto che dovremo pagare. E potrebbe essere molto caro se non capiamo questo messaggio. È scritto Numeri 32, anzi, cosa dice? Numeri 32. E 23. Ma se non fate così, voi avete peccato contro il Signore e sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. Numeri 32, 23. Bene, allora, a buon intenditor, poche parole, d'accordo? Andiamo avanti. Quando ci troviamo in situazioni difficili, abbiamo lo Spirito Santo nel nostro cuore. Siamo stati creati a immagine di Dio e per giunta siamo nati di nuovo. Possiamo quindi sempre essere incoraggianti. Vediamo l'esempio di Gesù che persino dalla croce continuava a confortare, rincuorare, predicare la salvezza. Perché la gioia del Signore è Amen. la nostra forza, non è Amen, solo una predica, è che nella gioia, nell'umiltà, nell'aiutare gli altri, lì estrarrai la forza di Sì. andare avanti, perché così è una legge di Dio, solo se dai ricevi. Non puoi continuare, questa legge vale anche per Dio, non puoi continuare a dire Dio, Gesù mi devi amare perché tu...
sei amore, sì, ma se tu non ricambi, vedrai che l'unzione dell'amore di Dio verso di te si ferma. Guarda, sono 2000 anni che le benedizioni di Dio si sono fermate per Israele, 2000 anni. Perché, e lo stesso vale anche certe chiese cristiane che pensano che Dio è una vacca da mungere. Guarda Gesù come se vanno alla stalla a mungere vacche. Quello non è Gesù. Gesù ti insegna, datevi sarà dato. Amen, sì. Altrimenti vi sarà tolto anche quello che credevi di avere. Come dice Matteo 25. Amen. Amen. Se deprimiamo gli altri, la depressione non si allontanerà mai da noi. Ma se a partire da oggi facciamo un punto, lo facciamo una semplice regola, davanti a un fratello saremo sempre incoraggianti, mai deprimenti, perché essere deprimenti è uno dei più grandi livelli di egoismo. E perché devo deprimere il fratello? Scusa, quello là sta già portando la sua croce e devo andare a deprimerlo? Non importa quanto le cose vanno storte. Dobbiamo imparare ad essere sempre luminosi, cristiani, incoraggianti. È vero. Sì, è una cosa che pochi pensiamo. Quando io ho un problema, ho bisogno di aiuto, devi aiutarmi, però non mi rendo conto che quella persona davanti a me ha la sua croce, ha le sue prove, e non posso mettere più peso su di lui, perché non è giusto. Perché io, egoista, ho bisogno d'aiuto. Sì. Ci troveremo davanti, viene l'Anticristo, ci troveremo davanti alla morte, davanti al marchio della bestia, dovremo prendere decisioni da cui dipenderà la nostra vita e preghiamo di che la decisione sia giusta. E in quel momento solo la nostra fede in Gesù potrà aiutarci, non un altro che porti la nostra croce o che riceva il marchio della bestia al mio posto. Quando il nemico ci spinge a lamentarci, a mormorare, noi lotteremo, vinceremo. Amen. E daremo sempre la lode a Dio. E nel caso ci lamenteremo di noi stessi e non di altri. Amen. E da ora in poi cerchiamo di essere una persona nuova. La gente deve dirci come sei cambiato, cambiata. Dobbiamo ascoltare queste parole. Grazie, Signore. Amen. Una volta ero a Milano nella Galleria Vittorio Emanuele dalle Volantini, ma ti parlo del 1974. Ero con un fratello, allegrissimi, felicissimi, lodando il Signore. Si fermano due giovani, due studenti, e ci vedono, li evangelizziamo, diamo volantini, e loro dicono: chi siete? E diciamo: siamo credenti, cristiani, questo messaggio di Gesù per voi. Ed eravamo così felici, così esuberanti in Cristo. E loro, uno di questi due mi dice: e perché siete così felici? Allora l'altro lo prende per la camicia e se lo porta via dicendogli: ma non l'ho ancora capito che sono drogati. E vanno via. Capito? C'era un missionario che io conoscevo che stava evangelizzando a Mosca, in Russia. E alla sera tornavano dall'evangelizzazione e prendono, al tempo dei sovietici, 1980 e rotti, negli anni 80. Non so l'anno preciso. E allora erano lì sul tram che tornavano a casa e stavano condividendo le vittorie, persone che hanno ricevuto la salvezza di Gesù, persone che hanno evangelizzate, e facevano una gara a dire: ah sì, anch'io ho trovato una persona felice. A un certo punto c'era una donna vicino a loro che li guardava scuotendo la testa. A un certo punto non ce l'ha fatta più, è esplosa. E gli ha detto: ma non vi vergognate. Così la guardano. E per cosa? E l'ora tarda,
È sera adesso. Tutti torniamo a casa dopo una giornata di lavoro. Dovreste essere seri e stanchi. E non così felici e sorridenti. Cioè l'amore e la gioia in questo mondo offende. Incredibile. Infatti a volte siamo in strada e con i fratelli e le sorelle e deve stare attenti come abbracciamo le sorelle, perché quello vuol dire qui gatta ci cova. Insomma, stiamo entrando in una era che l'amore offende. Sì, sì, sì. Gloria a Dio. E allora d'ora in poi siamo una persona nuova, fratelli. Allora se la nostra fede fosse ancora debole, pregheremo di più ogni giorno e nel caso, va bene, digiuneremo. Andiamo a Matteo 17. Matteo 17. Sì. 19 al 21, grazie. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: perché non l'abbiamo potuto cacciare noi? Gesù rispose loro: a causa della vostra poca fede, perché in verità vi dico io, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: passa da qui a là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno. Matteo 17, 19 a 21. Voglio interpretare un pochino qua. Quante sono le categorie dei demoni? Cioè quelli che li puoi scacciare solo col digiuno? Non credo affatto. La mia interpretazione è qui che Gesù non si riferiva a una categoria di demoni più elite, più potenti? Più potenti, no, niente affatto. Allora? Secondo me questi qui erano, il problema non era che i demoni erano più grossi, più grandi, ma che i discepoli avevano la fede più piccola. Perché? Perché si erano crogiolati, cullati sui miracoli che avevano fatto. Quindi Gesù stava dicendo: non è che questo diavolo c'ha la patente, c'ha il permesso di Dio di rimanere, no, niente affatto. Sono tutti uguali i demoni. Se ce ne fosse uno superiore ci ammazzerebbe tutti, non c'è. E allora perché i discepoli non ci sono riusciti? Perché non l'abbiamo potuto scacciare noi? E Gesù risponde, attenzione alla prima parte della risposta, lì c'è la chiave: a causa della vostra poca fede. Ecco, questa è la risposta. Quindi Gesù sta dicendo, non è che il diavolo è più forte. E quando voi fratelli pregate per una malattia e la persona non guarisce, non è che questo tipo di demoni solo col digiuno, perché i cristiani che compiono guarigione non hanno tempo di digiunare il giorno prima. E allora cosa succede? Allora devi impuntarti col piede davanti al diavolo e dire: Satana, vattene! Fuori! Arrabbiarti con forza spirituale, mentale, di cuore. Cita la scrittura, prega e poi dice: fuori! Nel nome di Gesù! Vattene, Satana! Infatti, ieri pregavo così perché la mia salute è così sgangherata questi giorni. Ieri pregavo proprio così. Forte, in nome di Gesù Cristo. Amen. E gli dice: oh, Satana, per cortesia, te ne puoi andare? E il diavolo dice: no. Infatti quando facciamo liberazioni, tu lo sai, molte volte il diavolo dice no. Sì, di solito sì. Esci, no. Sì. Questa persona appartiene a me. Ah sì? A te appartiene sull'inferno. Fuori! Cioè non devi credere al diavolo che dice no. Dio dice sì. Amen. Il diavolo è ribelle. I demoni sono ribelli. E fa finta di dire no. Tu non ci devi credere al diavolo. Ci siamo. Amen, sì. Amen. E allora, quindi quando una prova è grande e non sappiamo come affrontarla, non è perché
Dio non ci aiuta o ci ha messo un peso troppo grande. No, è perché noi non stiamo facendo la nostra parte. Come Gesù ha detto ai discepoli, voi dovete digiunare per crescere nella fede, non perché i diavoli sono troppo grandi per voi, perché non vi ha mai colto nessuna tentazione troppo grande, ma Dio sempre vi dà a misura quello che potete sopportare, dice in 1 Corinzi 10:13. Quindi ogni prova che abbiamo davanti possiamo sopportarla e con gioia, però dipende da noi se facciamo la nostra parte o no. Esatto, non è che c'è due digiuni e il diavolo muore di fame. Niente affatto, niente a che fare. Allora perché digiuno? Non digiuni per il diavolo, digiuni per te. Non digiuni contro il diavolo, digiuni contro di te, i tuoi dubbi. Sì. E digiuno ti spinge a pregare sul serio, a pregare con più forza, più intento, più determinazione, più focalizzazione, impuntate a dire no, vattene Satana, ora, amen. Subito. Amen. Va bene, se tu lo credi e lo credi e insisti, il diavolo se ne va. Sempre. Grazie Signore. Amen. Nel nome di Gesù. Quindi non è che quei demoni avessero delle corna speciali, ma semplicemente che i discepoli avevano bisogno ogni tanto di digiunare, perché apparentemente a volte non ci mettevano tutto il cuore, e perché è per questo che i demoni non uscivano fuori come di regola facevano. Va bene. E allora, scusate ragazzi, la mia voce è quello che è, però andiamo avanti. Amen. Andiamo avanti come le navi, i battelli nelle nebbie, non possiamo andare veloci, vanno avanti a mezza forza, però vanno avanti. E allora, avanti, in nome di Gesù. Grazie. Non possiamo lasciare che il diavolo la vince, solamente che manda la malattia, siamo tutti ammalati qua, tutti 8. Però il lavoro di Dio deve andare avanti, in nome di Gesù Cristo. Amen. In tutti questi anni che abbiamo questa radio, il diavolo non è riuscito a fermarci una trasmissione, e abbiamo passato tutti i colori abbiamo passato, però il diavolo non ci ha fermato. Abbiamo trasmesso fedelmente ogni settimana, nel nome di Gesù Cristo. Grazie Signore. E per grazie di Dio continuiamo. E il Signore. Non siamo abbastanza fedeli, ma facciamo del nostro meglio. Amen. Non siamo perfetti, ma facciamo del nostro meglio. Amen. Preghiamo allora. Il Signore è con noi. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, prego. Grazie Signore. Tu proteggi i bambini, le sorelle, i fratelli. Preghiamo, fratelli, pregate insieme a me. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, preghiamo che tu ci aiuti a essere un vero esempio di cristiano e di cristiani. Non gettare la nostra croce sulle spalle degli altri, Signore. Amen. Prego, Signore, che tu ci aiuti a portare la nostra croce, continuare col bel tempo, la pioggia, quando fa fresco, quando fa caldo, e come matrimonio, Signore, fedeli nel matrimonio, nel bel tempo, nel cattivo tempo, nella difficoltà e nel benessere. E dici essere una sposa di Cristo fedele, Signore. Amen. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Ascoltiamo il canto. Rialzati, ti comando, sii forte. Donami tutto il tuo cuore, tutto il tuo amore, perché sono qui. Guardami, voglio che tu creda che se
se pensi di aver perso, tu come ora vincerai. Ora rialzati, ora rialzati e incomincia la battaglia. Ti comando, sii forte, che il nemico abbatterai. È più forte ciò che vive dentro di te. Non c'è nulla che non puoi sconfiggere. La battaglia è già vinta, appagata. Sulla croce, credimi, tu devi credere, quando con le proprie forze tu non ce la fai, io ti rialzerò. È più forte.